Il movimento politico Persone e Idee per Isernia insorge attraverso una conferenza stampa indetta questa mattina contro un modus operandi stigmatizzabile, quello di Comunità Attiva, formazione politica di centrosinistra, che sta promuovendo un corso gratuito della durata di 2 giorni con il fine di trasferire e far conoscere tutte le opportunità messe a disposizione dell'Unione Europea. Il corso ha come titolo Europrogettazione e avrà luogo presso la Sala della Provincia. In conferenza stampa, attraverso la voce di Fabrizio Torraco, si è levata la questione delle primarie e quella morale legata proprio al citato corso. Le motivazioni sono le seguenti. Al di là degli scopi, che sicuramente nelle intenzioni degli organizzatori sono meritori, ci corre l'obbligo di evidenziare alcune anomalie nella divulgazione di una simile attività che sarebbe meglio venissero chiarite per evitare che le stesse potessero far pensare che si tratta di pura e semplice opera di caritas o benevolenze in vista dell'imminente voto comunale. È eticamente giusto che un movimento della coalizione di centrosinistra, che è la coalizione che governa anche la provincia di Isernia, organizzi a Isernia in piena campagna elettorale per le comunali un corso di formazione nei locali di proprietà della provincia, avendone richiesto ed ottenuto il patrocinio? È solo una coincidenza che il comunicato stampa di presentazione del corso sia stato diffuso il giorno stesso in cui lo stesso movimento politico ha comunicato l'indizione delle primarie del centrosinistra? Ed è ancora solo una coincidenza che il termine dato per l'iscrizione al corso, ovvero il 25 di marzo, sia lo stesso termine ultimo scelto per la presentazione delle candidature alle primarie? L'esponente di Persone e Idee per Isernia, in conclusione, chiede lumi ai parlamentari Ruta e Leva ed anche a quei consiglieri comunali di centrosinistra che coraggiosamente hanno posto fine all'amministrazione Brasiello, rea di essere autoreferenziale, e si ritrovano tuttora, in vista delle prossime elezioni comunali, ad avere compagni di viaggio che credono di poter utilizzare le istituzioni per il proprio piccolo tornaconto elettorale. A questi quesiti si attendono risposte nei prossimi giorni.